Mercoledì 21 luglio. Le notizie del TG Ora, svolta nelle indagini per l'aggressione e il ferimento di Gaetano, il 15enne pestato nei pressi della stazione della metropolitana di Chiaiano a Napoli lo scorso 12 gennaio. La polizia ha fermato alcuni giovani, tutti minorenni e ritenuti responsabili a vario titolo dell'aggressione. In seguito alle violenze subite, il giovane fu operato d'urgenza e gli è stata asportata la milza. I provvedimenti restrittivi nei quali si ipotizza il reato di lesioni gravissime sono stati emessi dal GIP del Tribunale dei Minorenni di Napoli ed eseguiti dagli agenti dei commissariati di Scampia e Chiaiano. 9 complessivamente i ragazzi indagati e raggiunti da misura cautelare. 8 di loro sono stati riportati in comunità, per uno invece è stata disposta la permanenza in casa. Voglio congratularmi con la magistratura e la Polizia di Stato per aver assicurato alla giustizia i presunti responsabili della vile e criminale aggressione al giovane Gaetano, al quale va l'abbraccio forte mio e della città di Napoli. Così in una nota il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, dopo l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi a carico della baby gang che ha aggredito senza motivo il sedicenne. Documenti falsi per rendicontare spese mai sostenute da ditte compiacenti nel periodo dell'emergenza incendi sul Vesuvio e quanto scoperto dai magistrati della Procura di Nola in un'indagine culminata questa mattina con l'esecuzione da parte dei carabinieri della stazione di Ottaviano di un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP nei confronti dell'architetto Armando Sant'Elia, responsabile dell'ottavo settore dell'ufficio tecnico del comune di Ottaviano, ritenuto responsabile dei reati di falsi in atto pubblico e truffa ai danni del comune di Ottaviano. Per lui il GIP ha disposto la sospensione dell'esercizio delle funzioni inerenti al pubblico ufficio per la durata di 4 mesi. Il GIP ha inoltre disposto il sequestro dell'ex linea ferroviaria San Felice a Cancello Torre Annunziata nella tratta di Ottaviano, risultata oggetto di sversamento illecito di rifiuti speciali non pericolosi. Prosegue l'attività di controllo da parte della Guardia di Finanza di Salerno a contrasto del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri. I militari del gruppo Salerno, in 3 distinte operazioni condotte all'interno dello scalo portuale cittadino, hanno sequestrato complessivamente 10 kg di bionde prive dei contrassegni di Stato a carico di 2 cittadini di nazionalità algerina e di un tunisino. E le fiamme gialle di Nocera Inferiore hanno colto in flagranza un soggetto di Pagani in possesso di circa 4 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, confezionata in 16 dosi, pronta per essere immessa nelle piazze di spaccio dell'agro nocerino. Il responsabile, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato alla locale procura della Repubblica per spaccio di sostanze stupefacenti. E ci spostiamo a Napoli, dove i finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno arrestato un pregiudicato 40enne dedito all'illecita attività di parcheggiatore abusivo. L'ordinanza che ha disposto la misura restrittiva a carico del responsabile dei reati di tentata estorsione e lesioni aggravate è stata emessa dal GIP del Tribunale di Napoli sulla scorta delle indagini di polizia giudiziaria dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ed eseguite dai finanzieri del gruppo di Pozzuoli. In particolare le fiamme gialle Teolane, partendo da una denuncia presentata per tentata estorsione e lesioni personali, sono giunti poi all'operazione odierna. Il ministro della giustizia Andrea Orlando, tramite l'ispettorato, a quanto si apprende, ha avviato accertamenti preliminari sulla vicenda del giudice Giuseppe Cioffi. Il magistrato di Napoli Nord, presidente del collegio che sarà chiamato a giudicare Aniello e Raffaele Cesaro, fratelli del parlamentare di Forza Italia Luigi Cesaro, è finito al centro delle polemiche dopo la pubblicazione su un quotidiano di una foto dove compare insieme ad alcuni partecipanti a una convention di Forza Italia Ischia. Il giudice sostiene però di non aver partecipato alla convention e che la foto sia stata scattata il giorno dopo l'evento, mentre era al bar dell'albergo del meeting per motivi personali. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora.